Allora, siamo in contatto telefonico con il signor Emanuele Fernicola della FILT CGIL di Napoli e vogliamo parlare un po' della crisi del trasporto marittimo del Golfo di Napoli che sta coinvolgendo un po' le società che fanno i collegamenti con le isole. Allora, incominciamo a parlare un po' della Caremar, dove è stato dichiarato addirittura uno sciopero di 30 giorni, mi sembra, nelle ultime ore del servizio. Eppure, da notizie di stampa, sembrava che era stato un po' risolto il problema, in quanto, in base a una riunione fatta in prefettura, erano state assicurati gli stipendi ai dipendenti. Ma poi sembra che sia arrivata una smentita e tutto questo non è avvenuto. Allora, signor Fenicola, ci vuole spiegare cosa sta succedendo e se c'è possibilità di risoluzione per questo problema? No, in Caremar viviamo lo zenit del fallimento della politica del trasporto pubblico su mare in Regione Campania. Dopo ben 6 anni da quando il governo Berlusconi ha sancito la privatizzazione dell'azienda, si è arrivati in una fase in cui da circa un anno e mezzo gli stipendi non riescono ad essere esigibili. In più abbiamo avuto problemi di decurtamento unilaterale degli stipendi da parte dell'azienda e non ultimo non sono state introdotte nel bando di gara le clausole sociali a tutela dei contratti nazionali ed aziendali e del transito dei precari. A fronte di tutto ciò, dopo vari scioperi chiamati nell'arco dell'anno, sempre secondo la solita modalità dello sciopero di 24 ore, quello previsto ordinariamente dalla legge 146, e dovendo fronteggiare i lavoratori e noi organizzazioni sindacali l'inefficacia dei scioperi H24, ci siamo trovati di fronte ad uno sforzo di creatività, relativamente al quale ringraziamo profondamente come FILT CGIL il protagonismo e l'intelligenza dei lavoratori, della base e dei nostri delegati, i quali sono stati i primi che hanno indicato nella strada possibile, sulla base delle leggi, di uno sciopero dello straordinario, la via per proseguire e creare il massimo del livello possibile di contraddizione all'interno delle istituzioni e dei datori di lavoro, ed il minimo dei problemi possibili relativamente al processo del lavoro e al salario. Quando noi siamo stati in prefettura, siamo stati accolti dal viceprefetto aggiunto, quindi non dal viceprefetto delegato alle relazioni industriali. Questo vuol dire, è un sintomo della massima gravità del problema. Ora, purtroppo, tutte le assicurazioni che ci hanno dato erano relative a impegni di massima, mai pronti a essere messi per iscritto, e fin quando anche sono stati messi per iscritto, così come il pagamento nella data di oggi, lunedì, degli stipendi risalenti al 30 di dicembre del mese scorso, questo impegno non è stato sostenuto. Così come non è stata data nessuna garanzia rispetto al pagamento del prossimo stipendio, né del transito dei precari, né del recupero di ciò che era stato perso per sanzioni unilaterali da parte dell'azienda sui salari dei lavoratori. A fronte di ciò abbiamo confermato e sta andando avanti da 4 giorni uno sciopero dello straordinario che durerà fin quando non avremo risposte per una data massima di 30 giorni. Purtroppo l'inconsistenza del gruppo manageriale della Caremar, l'incapacità di programmazione da parte della Regione Campania e la complicità data a queste istituzioni incapaci di assolvere al loro dovere da parte delle altre organizzazioni sindacali confederali ci stanno ponendo di fronte al problema di portare avanti una lotta dura, ma una lotta che sta venendo riconosciuta con forza dai lavoratori. Noi vorremmo chiaramente, nell'interesse dei lavoratori e della qualità
e della continuità del servizio pubblico, poter sospendere quanto prima questo sciopero. Ma ripeto, a tutt'oggi nulla è avvenuto. Addirittura sul verbale della prefettura veniva dichiarato che massimo per la data di lunedì sarebbero stati corrisposti gli stipendi di dicembre. E questa è solo una parte minimale della nostra piattaforma di rivendicazione. Ebbene, neanche questo è successo. Addirittura stanno provando ad effettuare operazioni di bunker all'interno degli orari di sciopero e stiamo vietando questa cosa sempre grazie alla determinazione degli equipaggi. Ma ciò che mi rimarca di più sottolineare in relazione a ciò che sta avvenendo, è il fatto che si è aperta con questa lotta in Canemar un nuovo fronte possibile di azione rivendicativa, di lotta da parte dei sindacati e soprattutto dei lavoratori marittimi, che sino ad oggi non era stata mai presa in considerazione: la sospensione dello straordinario ed il blocco dello straordinario per 30 giorni continuativi. Ebbene, noi sappiamo che la paga base dei lavoratori marittimi è una paga base molto bassa e che buona parte del loro stipendio viene composto sulla base dei compensativi e degli straordinari. Ebbene, la lotta di Caremar ci insegna che, visto che a livello istituzionale di commissione di garanzia e di prefettura è stato riconosciuto il diritto al lavoratore marittimo di sospendere come forma di lotta sulla base di rivendicazioni sindacali il proprio lavoro alla fine dell'ottava ora, questa è un'arma, e visto che la buona parte delle aziende armatoriali esercisce il proprio servizio pretendendo lavoro straordinario dai lavoratori, questa è un'arma che può essere usata a 360 gradi all'interno del Golfo di Napoli, all'interno del settore del cabotaggio, dei traghetti e non solo. Ed è un'arma di lotta che può mettere in ginocchio le società. Al momento noi la stiamo usando sulla dodicesima ora di lavoro, ma è legale farlo da dopo l'ottava ora di lavoro. Quel che è importante è avere la congiunzione tra organizzazioni sindacali, delegati sindacali, delegati di bordo e soprattutto la massa dei lavoratori, la base dei lavoratori marittimi, che sono quelli che in Canemar stanno dando una seria risposta a difesa e a tutela dei loro diritti e di ciò che gli è stato ingiustamente tolto. Prima di tutto il futuro di un posto di lavoro. Bene, signor Penicola, parliamo adesso di un'altra società che anche fa i collegamenti nel Golfo di Napoli. Parliamo dell'Alilauro. Da quello che sentiamo sempre dagli organi di stampa, sembra che ci sia una specie di diatriba tra voi e l'Alilauro in merito al controllo dei biglietti, dove mi sembra che la società imponga all'equipaggio di fare il controllo. Ora, ci vuole spiegare un po' bene la situazione com'è? Sì, molto semplicemente, i lavoratori marittimi dell'Alilauro hanno da sempre effettuato il controllo dei biglietti ed il controllo dei biglietti residenti, come previsto a livello contrattuale. Quello che succede di nuovo è che la società pretende che i lavoratori marittimi imbarcati di tabella controllino i documenti, chiedendo quindi ai lavoratori marittimi di svolgere impropriamente funzione di polizia amministrativa, cosa che nella loro buona fede e nel loro senso di attaccamento all'azienda i lavoratori marittimi di Alilauro hanno anche provato a fare nel corso della scorsa estate, fino a quando vuoi degli ufficiali di pubblica sicurezza, vuoi dei magistrati, vuoi delle persone di mezzo alla strada che li ha mandati financo all'ospedale, hanno contestato nelle forme più diverse che possiamo immaginare si manifestino all'interno di un territorio complicato come quello di Napoli, il fatto che
non è ruolo e funzione del lavoratore marittimo imbarcato, nella fattispecie del marinaio, l'esigire il controllo del documento, ripeto, non il controllo del biglietto, ma il controllo del documento. Su questo si è innescata una vertenza ed un confronto con l'azienda. Il confronto è andato avanti ed è stato sereno, fin tanto che unilateralmente l'azienda non ha deciso di procedere a provvedimenti di sospensione al turno particolare dei lavoratori marittimi che non avevano controllato o che non avevano preteso l'esibizione del documento d'identità da parte del passeggero, in virtù non solo di ciò che preventivamente era successo a bordo, e ripeto, pubblici ufficiali che hanno certificato perché per legge a bordo banchina il marinaio non può pretendere il documento senza essere un ufficiale di polizia giudiziaria. Dopo essere stati picchiati e anche mandati in ospedale con referti esigibili da parte del Ministero della Sanità nei suoi presidi in loco all'interno dell'isola di Ischia, dopo che tutto questo era successo e dopo che l'armatore unilateralmente ha rifiutato le proposte che venivano dal sindacato, che erano proposte estremamente ragionevoli, quelle di formare il personale alla funzione di polizia giudiziaria, quelle che detta operazione giusta per aumentare il fatturato dell'azienda dovesse però essere operata da personale non in tabella di armamento, cioè non da personale che procede alla conduzione del mezzo, ma da personale aggiunto sulla tabella di armamento a terra. Ebbene, l'armatore non solo ha deciso unilateralmente di procedere a sanzionare i lavoratori con sanzioni fino ad un mese di sospensione dal turno particolare, anche se queste sanzioni al momento non sono ancora state rese operative, ma vieppiù si è recato a bordo dei mezzi minacciando personalmente i lavoratori. Ebbene, abbiamo avuto nella società di Lauro, così come è successo in casi precedenti in Medmar, sui problemi della regolarità del pagamento degli stipendi, un'orgogliosa risposta da parte dei lavoratori marittimi imbarcati, questa volta del privato, ai quali si affiancheranno nei prossimi mesi quali nuovi lavoratori del privato in virtù della privatizzazione operata, anche quelli della Caremar, di orgoglio e dignità, di organizzazione della lotta e di dichiarazione di sciopero. Questo è quello su cui noi andremo avanti su questa strada di organizzazione dei lavoratori, ma quel che più ci preme segnalare come organizzazione sindacale in merito è che se all'interno di un settore quale quello del trasporto pubblico locale nel Golfo di Napoli, che conta e vanta di essere il secondo golfo al mondo in termini di trasportato dopo quello di Hong Kong, con punte fino ad 8 milioni e 200 mila passeggeri trasportati e quindi un potenziale bacino di ricchezza e non di povertà, perché succedono questi contrasti? Succedono perché i lavoratori chiedono troppo o perché le organizzazioni sindacali sono strumentali nel chiedere troppo? Ebbene no, perché quasi nessuna di queste aziende ha un contratto integrativo, sono tutti lavoratori che lavorano a paga base, contingenza e straordinario, quindi con un costo del lavoro assolutamente parametrato a livello del costo del lavoro europeo e parametrato al suo ribasso. Se succede questo è perché, punto numero uno, il governo nazionale ha levato gli sgravi fiscali sui lavoratori marittimi in cabotaggio, in cortolaggio. Punto numero due, perché il governo nazionale ha levato l'esenzione IVA dal bunker e dai lavori di macchina da svolgere a bordo delle navi, implicando in questo modo un aumento dei costi oggettivi mensili da parte delle aziende.
a questo aumento dei costi da parte delle aziende è corrisposto una diminuzione di circa del 10% delle quote di trasportato e i datori di lavoro, gli armatori, diciamola con un termine vecchio ma sempre attuale e comprensibile, i padroni, cosa hanno pensato di fare? Di ricavare questi soldi direttamente dalle tasche dei lavoratori. Ebbene, come FILT CGIL della Campania, noi chiaramente indiciamo, delineiamo e definiamo una linea. La linea da seguire è l'organizzazione dal basso dei lavoratori, la lotta, l'organizzazione degli stessi, non per il raggiungimento di cose che non sono delineabili e di cose che non sono raggiungibili, ma per l'esigibilità minima di quelli che sono i propri diritti di base. E su questo noi non molleremo e saremo sempre a fianco degli equipaggi a bordo, dei mezzi veloci, degli aliscafi, delle navi che lavorano all'interno del Golfo di Napoli e non solo di quelle. Il nostro ringraziamento va all'esempio che stanno dando i lavoratori marittimi del Golfo di Napoli, siano essi del pubblico o del privato, in termini di organizzazione dei lavoratori e di difesa dei propri diritti. Speriamo ed auspichiamo che la stessa cosa avvenga all'interno del cabotaggio minore e maggiore e del settore internazionale della navigazione, perché vogliamo ricordare che è impossibile rivendicare diritti da parte del sindacato se non c'è organizzazione alla base che parta dalla nave, dagli equipaggi, dai lavoratori marittimi che stanno a bordo delle navi. Ok, grazie signor Ferricola, è stato molto chiaro. Ci risentiamo alla prossima. Arrivederci. Grazie, salve.